Buongiorno a tutti! Oggi vedremo insieme come ho fatto a costruire questo beauty dish per meno di 30 euro. Sì signori, avete capito bene, meno di 30 euro. Sono impazzito? No! Potete farlo anche voi e vi spiego come. Con cosa è stato costruito questo beauty dish? Elenco dei materiali. Allora, quello che vedete qui davanti a voi è un beauty dish e questo enorme contenitore che è servito a fare la superficie riflettente è un vaso per fiori in plastica del diametro di 70 cm. Sì, esattamente, 70 cm, come potete sentire, non è il metallo, ok? Lo posso tenere su con una mano. Wow. Ok, ma andiamo a vedere quanto è costato il tutto. La bacinella circa 20 euro. I piccoli dadi, i buloni e il materiale che è servito circa 2,50 euro. Quindi in totale siamo intorno ai 22,50 euro. Anche se poi c'è da aggiungere il forex, che non ho idea di quanto costi perché ce l'avevo in casa, questo che ho messo all'interno, adesso vi spiegherò cosa serve, forse probabilmente 5 euro un pannello 1,70 m, siamo più o meno 27,50 euro, più 1,20 euro per la superficie riflettente, uno specchietto adesivo che ho usato all'interno, andremo a vedere nel dettaglio anche quello, comprato dai cinesi. Ok, detto questo andiamo a vedere insieme come ho fatto a costruirlo. Per renderlo funzionale ho dovuto usare una di queste per poterlo attaccare poi ai flash da studio che utilizzo. Io utilizzo degli Alien Bees, ma voi potete utilizzare qualsiasi altro flash. Questo potete trovarlo su eBay, sono piastre universali che servono per i softbox, per qualsiasi tipo di softbox, e hanno la particolarità di essere regolabili, ok? Ad ogni diametro, a qualsiasi diametro di flash da studio che voi utilizziate. Ok, andiamo a vedere come ho fissato la piastra al nostro beauty dish. Ho forato i quattro angoli della piastra ben due volte, quindi due buloncini da 3 mm, da 4 mm, lunghi 2,5 cm, per ogni angolo, ok? Quindi forato la piastra, attraversato il beauty dish, infilato buloncino, rondella e dado. Sono 8 buloncini con 8 dadi e 8 rondelle che tengono questa piastra solidamente attaccata al beauty dish. Questa piastra è quella che sosterrà tutto il peso del nostro beauty dish, quindi è importante che sia ben fissato alla superficie posteriore del nostro vaso, adesso beauty dish. Poi, siccome l'interno del vaso non era liscio come potete vedere adesso, ma piuttosto era molto irregolare, la superficie era molto irregolare e anche verniciato di bianco non avrebbe riflettuto la luce in maniera uniforme come serviva a me. Per questo ho ritagliato un pezzo di forex rotondo del diametro di 70 cm, come meno di 70 cm, circa 50 cm, scusate. Mi serviva per coprire del diametro che mi serviva per coprire l'interno del vaso in modo da renderlo liscio. Questo cerchio, questo pannello di forex rotondo l'ho fissato al vaso, quindi al fondo del vaso, attraverso queste tre viti che vedete qua. Sono tre viti, 6 di diametro, lunghe 4 cm. A questo punto la cosa importante è la superficie riflettente all'interno di questo piccolo cerchietto. Anche questo è in forex e all'interno, ve lo faccio vedere, ecco qua, penso che potete vedere forse il riflesso, non lo so, però all'interno c'è attaccato un pezzo di specchio di quelli che servono per riparare gli specchietti delle automobili, come vi ho detto l'ho comprato dai cinesi per 1,20 euro, in modo che una volta applicato la vostra testa del flash qua, il flash sparerà nello specchio che rifletterà all'interno, voilà, all'interno della superficie bianca, per poi mandare la luce, riflettere la luce sul nostro soggetto. Questo doppio riflesso rende questo modifier, questo beauty dish, appunto perfetto per fare i ritratti.
sarà una luce molto 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 morbida che rende la pelle molto liscia, togliendo tantissime imperfezioni e rendendo il nostro lavoro a Photoshop molto più scorrevole. Questo beauty dish, come tutti i beauty dish, appunto è un tipo di modifier che serve proprio per fare i ritratti beauty o anche i portrait, quindi primo piano. Si usa normalmente dall'alto verso il basso, con piazzandolo leggermente sopra l'altezza del nostro soggetto. Quindi nel mio caso sarebbe così, ok? Questo permette di rendere la pelle del viso molto 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 bella. Ok, come ho fissato questo, questo specchietto al beauty dish, al fondo del beauty dish? Ho utilizzato un pezzettino di profilato in alluminio largo 2 cm, piatto, lungo circa 25 cm, l'ho piegato a S e ho fatto due fori qua e qua, permettendomi di poterlo fissare da una parte alla base del nostro beauty dish, nel mio caso sul forex, nel vostro caso se trovate una bacinella completamente liscia sul fondo potete direttamente forare il fondo del vaso, e nella parte superiore ho forato di nuovo il forex con lo specchietto, con due buloncini da 3x2 e 3x2 anche qua sul fondo sono riuscito a fare questo sistema. Bene, come vedete è davvero davvero molto semplice. L'altra cosa molto importante è la verniciatura. Ho verniciato l'interno in bianco lucido, l'esterno in nero lucido per renderlo un pochino più carino. Sarebbe stato molto vaso se l'avessi lasciato arancione, color terracotta fuori. Per verniciarlo ho utilizzato prima una mano bomboletta spray di aggrappante, di primer trasparente o anche grigio se volete. Dopodiché ho dato sopra il colore per far sì che resti attaccato alla plastica in modo più duraturo. La plastica infatti tende a non a far staccare la vernice col tempo, ok? Invece se mettete una mano, diciamo, di primer prima, di fondo in poche parole, di fondo per vernice sulla plastica, renderà la vostra verniciatura molto più duratura nel tempo. Bianco dentro, nero fuori. Bene. Spero che possa essere stato interessante per voi scoprire e capire come ho fatto questo beauty dish e prometto di farvelo vedere in azione molto presto, infatti lo utilizzerò per il mio prossimo progetto fotografico, per questo l'ho costruito, ma vi dirò di più, adesso che l'ho provato e l'ho testato e ho visto quanto è facile costruirlo, ne costruirò uno anche più piccolo da montare solamente sul mio SB900, sul flash a slitta della Nikon. Ok? Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di fare like, vi ricordo anche che potete iscrivervi al mio canale YouTube per non perdervi nessun tutorial e di visitare il mio sito www.paolodetrane.it o la mia pagina Facebook, Paolo Detrane su Facebook appunto. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video!